in questo numero del Salus TG. Ordine di Udine sanzionerà i medici che suggeriscono la dieta Panzironi. Mappate cellule dell'immortalità a studio sull'Idra. Catanzaro, 10.000 confezioni di farmaci sequestrate dai NAS. Non seguire mai proposte di finte diete che, anziché fare del bene alla salute, la danneggiano, molte volte in maniera irreversibile e con danni che possono essere permanenti. È l'appello dell'Ordine dei Medici di Udine che invita i cittadini a non cadere nelle trame commerciali di astuti venditori che mercanteggiano la salute distruggendo tutte le evidenze scientifiche basate sul ruolo protettivo della dieta mediterranea. Non solo, l'Ordine segnalerà e sanzionerà quei medici che suggeriscono o promuovono in qualche forma la dieta Panzironi. Il presidente Maurizio Rocco si unisce dunque alla battaglia da tempo avviata dalla FNONCEO contro Life 120 e il suo ideatore, Adriano Panzironi, un giornalista sospeso dall'Ordine dei giornalisti e denunciato dall'Ordine dei medici, non un medico. Lunga solo pochi millimetri, l'Idra, invertebrato che deve il nome al mitologico mostro di Lerna con 9 teste, che ricrescevano se tagliate, ha la capacità di rigenerare completamente le parti del corpo danneggiate, incluso il sistema nervoso, rendendosi praticamente immortale. Ora i ricercatori dell'Università della California a Davis hanno mappato il destino delle cellule immortali dell'Idra, rivelando in che modo 3 linee di staminali diventano nervi, muscoli o altri tessuti. Sono oltre 10.000 le confezioni di farmaci sequestrate, tra cui Viagra e farmaci dopanti, perché rubate, custodite senza osservare alcuna precauzione in locali non idonei e a temperatura non controllata e rivendute sul mercato clandestino. È quanto emerge dall'operazione culminata dall'indagine Blue Express contro il furto, la ricettazione e la successiva rivendita in nero di farmaci condotta dal NAS di Catanzaro. 3 le persone agli arresti domiciliari e deferiti in stato di libertà altri 10 soggetti.